vediamo l'ora di iniziare questo campionato. Sappiamo che ci aspetta una sfida difficilissima, però come dico sempre, dobbiamo rappresentare una piazza importante e ci dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo. È normale che nella situazione nostra, sono sincero, è una situazione un po' difficile. Abbiamo iniziato, come ho detto prima, da poco, il mercato scade domani, la rosa non è completa al 100%, ma come è giusto che sia, perché noi questo lo sapevamo, questa è la difficoltà più grande. Però pian piano stanno arrivando i giocatori importanti, speriamo che domani per le 7 arrivano altri giocatori, è ulteriormente importante. È una categoria nuova per tanti, forse tutti. Che Teramo ti aspetti all'esordio? Che Teramo vorresti? Ma questo sinceramente è normale, un Teramo voglioso, voglioso di fare risultato pieno, è normale. Per me, io sono molto curioso perché di vedere alla prova questi ragazzi, perché noi abbiamo iniziato il 5 di settembre, non abbiamo fatto nessuna amichevole, è il primo test dove è sabato con il piano della lente, quindi sono molto curioso di vedere i ragazzi quello che sanno fare, però pian piano l'allenamento, l'amalgama cresce sempre di più, i giocatori, alcuni sono veramente giocatori di categoria superiore, però quello che dico io, non basta il nome, perché dobbiamo essere bravi subito, io per primo, a calarci in questa categoria, che è una categoria particolare dove tutte le squadre faranno la partita della vita contro di noi, perché vogliono ben figurare, quindi noi dobbiamo stare molto attenti, perché io, come dico sempre anche ai ragazzi, non basta chiamarsi né Pepe né Speranza per fare bene il cambio di promozione, bisogna avere la cattiveria giusta, perché sappiamo che al 100% affronteremo squadre che contro di noi faranno la partita della vita. Penso che sia in questi ultimi 7-8 anni quella più difficile, non mi aspettavo sinceramente neanche di arrivare a questo punto, non mi aspettavo così tra virgolette bene. Il problema è che non abbiamo avuto il tempo di ragionare, abbiamo fatto molto, non dico istinto, ma quello che il mercato poteva offrire. Qualche ragazzo, diversi, hanno aspettato la situazione Teramo, qualcuno è sceso di categoria per sposare il progetto Teramo, e quindi di questo li ringrazio. Non è semplice, perché non abbiamo avuto il tempo materiale di poter controllare bene il mercato, però dai, ci facciamo trovare pronti. Aspettava qualcosa in più da alcuni under teramani che magari erano nella vecchia società e poi hanno preferito altre strade? Qualcosa in più è un eufemismo, penso, perché noi non abbiamo neanche un ragazzo del Teramo Calcio, quindi mi sarei aspettato sicuramente più attaccamento a un lavoro iniziato tanti anni fa da chi ci ha preceduto. Sicuramente noi non siamo il vecchio Teramo, noi siamo una nuova pagina della storia del Teramo, che non dobbiamo mai dimenticare quello che è stato il Teramo, però io penso che la città debba essere contenta che il calcio a Teramo non sia finito. Io penso che tutte le squadre partino per vincere. Noi abbiamo il peso di questo nome, però spero che l'opinione pubblica, che lo stesso voi capiate che noi stiamo facendo anche a livello organizzativo un miracolo, perché in 10 giorni stiamo organizzando una società che non è una società qualunque, ma il Teramo. Anche a lei le rivolgo questa domanda, chiaramente è penalizzante, no? Non giocare al Bonolis, e quanto ora, quindi quanto peserà questo? Allora, il campo da gioco, il rettangolo verde, cambia poco uno rispetto ad un altro, però io penso che il problema di non giocare a Teramo è che non si crea quello che è il Teramo. Bonolis è lo stadio del Teramo, quindi anche in sede di trattativa, ve l'avevo detto già in precedenza, in sede di trattativa molti mi hanno chiesto: ma giocheremo allo stadio? E anche quello è penalizzante. Giocare a Teramo, per chi ci viene a giocare e per chi ci gioca, deve essere un ulteriore stimolo in più. Ad oggi giocheremo con lo stemma del Teramo, un giorno speriamo di giocare al Bonolis. Le prime interlocuzioni le ha svolte la società, quindi c'è stato già un primo contatto. Sapete benissimo che fino a qualche settimana fa, in realtà anche adesso, insomma, è ancora in piedi un tentativo di ricorso per la precedente, la società Teramo Calcio 1913, che quindi comunque è stato un elemento che ha inciso. La società giustamente ha dovuto comunicare un campo che avesse le caratteristiche per poter far giocare la squadra di riferimento della città, e devo ringraziare il Comune di Montorio, il sindaco, che ha messo a disposizione un impianto peraltro nuovo,
che gli impianti adibiti alla promozione del nostro territorio non sono adeguati per far giocare la squadra di riferimento del calcio teramano. Quindi si parte, ma sono certo che tutti dobbiamo lavorare in questa direzione, da qui a breve si tornerà a giocare in città. Auspica che tutta la tifoseria sposi questo e segua questo nuovo progetto calcistico? Ma alla tifoseria dobbiamo rivolgere un grande rispetto, perché le ferite che sono state prodotte sono ferite importanti, pesanti, quindi nel momento in cui ci dobbiamo rapportare con la tifoseria dobbiamo farlo nel rispetto di chi ha sofferto più di tutti una situazione rispetto alla quale la responsabilità, la faccia la devono mettere tutti, nessuno si può chiamare fuori da questa situazione. E non chiamarsi fuori significa soprattutto mettersi a disposizione, aiutare a generare entusiasmo, non tirarsi indietro in questa ripartenza che poi è la ripartenza di una città calcistica tutta.